gente sembra diversa. State they made us pay for it, putting multiple threats out on the court at the same time. Part of the reason why we all joined forces is because of the blueprint that they laid. I knew I couldn't do it by myself against that team, and I knew that was a team that I wanted to get over the hump against. L'unico motivo, dice LeBron James, per cui io, Wade e Bosch abbiamo unito le forze, perché c'erano i Big Three da battere ed erano sostanzialmente imbattibili. 31 luglio 2007, quando ufficialmente nascono i Big Three, che giocano la prima partita della loro storia a Roma, 93 partite di playoff da allora. Questa è la 94esima e l'idea è che, al di là delle parole, al di là dei luoghi comuni, al di là di tutto quello che è letteralmente l'iconografia, la squadra di Danny Ainge, qui inquadrato, non ha alcuna voglia di scrivere l'ultima pagina. Può essere che sia costretto, ma non ha nessuna voglia. Danny Ainge ha vissuto due ere di Big Three, l'era con Bird, Parrish e McHale, e l'era di questi Big Three, e ha detto: finché avevano 20 anni prendo quelli della mia epoca, ma dai 30 in su prendo questi. E questa è una dichiarazione sicuramente impegnativa. Blocco di LeBron, eccellente uscita dal timeout per l'ennesima volta da parte della squadra di Spurs. Arriva il fischio arbitrale, LeBron va a prendersi il fallo e per l'ennesima volta, ma prenderla in movimento e giocare in movimento non è un po' meglio? Interessante un pick and roll Wade-LeBron, si fa guardare. Si fa guardare soprattutto se viene giocato, lo ripeto, in movimento. Qui LeBron che blocca per un altro, poi va a bloccare per la palla, poi riceve e poi taglia. E a questo punto, come quando taglia dal lato debole, è veramente oltre l'inarrestabile. Questa partita la stanno sicuramente seguendo a Oklahoma City. I Thunder ovviamente sono nella jacuzzi mentre la guardano. È un'altra sensazione. Non so con chi vorrebbero giocare, perché sono due squadre entrambe molto complesse da affrontare. La sensazione è che se potessero scegliere loro, scelgono verde. 25-19 verdi, ultimi due e mezzo del primo quarto che sono già scoccati. Uscita per Ray Allen, fischio da parte del Metto. Provo a indovinare, e fallo di Stinsman? Sono stufo veramente. Tra l'altro neanche lo guardano in quella situazione di gioco a due. Sicuramente ha aggiustato il blocco, temo lo sappia. Fallo in attacco per Greg Stinsma, in gara 2 ha veramente messo l'asticella in alto, 4 falli in 1 minuto e 38 e tutti in difesa per quelli che c'erano, per quelli che sono stati testimoni. La sua virtuoso performance della serie. Esatto, il suo 45-15-5, palleggio per Wade, scarico per Miller, LeBron con una brutta spaziatura, tiro senza ritmo, orrendo, rimbalzo di Bosch che appoggia una palla preziosissima al vetro per i Miami Heat. Finora è un LeBron da 0 su 2 dal campo, un po' diverso rispetto a quello di gara 6, ma Miami è lì in partita, palleggio insistito per Rondo, corrono tutti, la prende alla fine Ray Allen che gliela rimette in mano, sfidatissimo al tiro, accetta la sfida, corto sul primo ferro, rimbalzo troneggiante di LeBron James che prende la fascia centrale, viene arginato da Bass, lo attacca, aiuto di Stisma, fischio di Crawford, fallo di Stisma. Però povero Greg, se battono l'uomo in questo modo e gli entrano in aria in quella maniera e c'è LeBron, non è neanche tutta colpa sua. Vespa un po' fatica a prenderlo dal palleggio se c'è quello spazio. Presumo che lo sappia e anche molto bene Doc Rivers, che sfodera anche Ryan Hollins. È chiara l'idea di Rivers, comunque una questione di energie, la voglio perdere. Però non la voglio perdere perché nel quarto periodo i miei Pierce, Garnett e Allen non hanno più niente da dare. Preferisco rischiare qualcosa prima. In particolare Garnett. Garnett viene sempre sostituito in ogni quarto. Non gli fa mai fare i 12 minuti. È veramente dei tre quello che gestisce di più. Detto che anche lui ha letto le statistiche e anche senza le statistiche se ne è accorto, naturalmente la situazione con Garnett e o Rondo sul terreno di gioco e senza Garnett e o Rondo ricorda la situazione dall'altra parte con o senza Wade e LeBron James. Sono due partite diverse, due squadre diverse. La squadra con questi due giocatori, o almeno uno dei due, è una squadra di alto bordo. La squadra senza è una squadra invece di medio calibro NBA. Buona difesa di Haslem e Miller, i due ex compagni Università di Florida. Poi lo scarico per Rondo. E beh, che problema c'è? Raddoppiato al 24esimo secondo, questo lo segno. E lo sta marcando LeBron adesso, ovviamente per il giro dei cambi. Non il miglior quintetto offensivo della storia dei Boston Celtics. Rondo al 24esimo, come solo a lui può riuscire. Elbow, gomito, la